Roma perché domani c'è l'incardinamento dello sblocca cantieri al Senato e quindi lo devo portare avanti. Siccome potrebbero esserci dall'applicazione di quel decreto anche dei vantaggi proprio sul territorio di Ventimiglia dell'Imperiese e sul raddoppio della Genova Ventimiglia, credo che sia utile che io domani mattina sia a Roma. Perché da questa parte della provincia devo prendere l'aeroporto francese, quello di Nizza, ma sappiamo com'è la situazione della viabilità nella nostra regione e su questo grandissimo impegno, perché mi piacerebbe riuscire, prima di smettere il mio mandato di viceministro, a risolvere una serie di problemi. Ci stiamo lavorando sia sul miglioramento delle infrastrutture viarie, ma soprattutto quello ferroviario, perché se avessimo un po' di meno di camion sull'autostrada, un po' di più camion magari che possano trasportare via treno fino alla frontiera francese, avremo anche finalmente l'autostrada dei fiori più libera per consentire a tutti noi di muoverci in maniera un po' più facile nella nostra regione. L'altro tema che voglio dire è che stiamo anche valutando altri tipi di mobilità, una è anche quella come avviene alle Cinque Terre tramite collegamenti sulle città di Riviera della provincia di Imperia tramite battaglie durante il periodo estivo, può servire per migliorare l'afflusso turistico. Sicuramente, secondo me, tutto quello che riesce a rivitalizzare il sistema turistico dell'Imperiese va provato, poi vediamo se funziona o meno, ma noi ci proviamo, perché bisogna buttare il cuore oltre l'ostacolo, perché nella vita mi hanno insegnato che stai con le mani in mano, le mele non ti cadono in testa, non nascono neanche dall'albero, qualcuno quell'albero lo deve piantare, innaffiare e poi nascono dopo le mele. Quindi credo che oggi noi le proveremo tutte, siamo qua per sostenere come candidato sindaco Squillino, perché crediamo che sia importante dare un segnale su Ventimiglia forte. Lo diceva prima Flavio, qui il PD ora non si fa più chiamare PD, si fa chiamare civici, ma sono sempre gli stessi quelli che ci facevano venire gli immigrati stando zitti, perché la differenza tra questo governo e quello precedente è che questo governo ci hanno provato due volte i francesi, due volte gli si è andata a dire che così le cose non possono continuare. Prima ce li siamo beccati per 5 anni e lo vorrei dire, perché anche l'esposizione che tutti dicono che serve per portare i voti, ma io dico che la faccia che ci mette Matteo Salvini ogni giorno in giro, prendendosi anche vari atti intimidatori solo negli ultimi 2 mesi, ne sono stati registrati 60, è servito anche a dare un po' più di coraggio a tutti gli italiani, che finalmente si sentono un po' più tutelati, e la carta d'identità italiana non è quella cosa insignificante che era fino all'altro giorno. Quindi noi vorremmo che Ventimiglia diventasse veramente la porta d'ingresso del nostro paese, deve essere come in tutte le case il salone, il posto più bello, perché io sono stufo di venire tra la Francia e l'Italia e vedere in Francia che le cose sono tenute bene, vedere in Italia, vedere il secondo centro storico più grande della Liguria tenuto come una fogna, scusate, ma il centro storico di Ventimiglia merita di essere gestito in maniera diversa, potrebbe attrarre turisti dalla Costa Azzurra che non hanno un centro storico così, invece sono i nostri che devono migrare in Francia per lavorare, perché sennò qua non riescono a lavorare. Ecco, io vorrei invertire, vorrei un domani avere i frontalieri francesi che vengono in Italia a lavorare e non gli italiani che vanno in Francia, non perché non li voglio far lavorare in Francia, ma perché qua ci deve essere più occupazione per tutti. È chiaro che dobbiamo risolvere un sacco di cose. Flavio ha portato avanti anche un'iniziativa parlamentare interessante proprio sul problema dei frontalieri italiani, che deve essere affrontato, e credo che su questo potremmo sicuramente cercare di fare qualcosa di più e di meglio. Però devo dire che prima di tutto dobbiamo cercare di rivalorizzare Ventimiglia, e su questo lo dico al sindaco, anche sul Parco Roia facciamolo diventare un'opportunità di lavoro, non facciamo fare in modo che, non so, apra il Parco Roia e chiuda i negozi a Ventimiglia, facciamo delle cose che servano a creare nuovi posti di lavoro, non a trasferirli da una parte all'altra, perché sennò non si crea ricchezza. Oggi noi abbiamo bisogno di idee nuove,
di seguire nuovi percorsi. La vecchia amministrazione ha dimostrato quello che sapeva fare e non ha dato grandissimi risultati. Io non ho visto i dati del turismo in questi ultimi anni di Ventimiglia come quelli che sono cresciuti di più, anzi, in una regione che è cresciuta a livello turistico, Ventimiglia è rimasto un po' un fanalino di coda. Questo mi dà fastidio e mi dispiace, perché qua avete ancora uno dei più grandi mercati che si tiene in Liguria, avete grandissima possibilità di tornare a dire la vostra sul commercio e soprattutto sulla grande tradizione anche che c'è in tutto l'area dell'imperiese, florovivaistica e anche sull'enogastronomia. Ci vuole un po' più di capacità da parte delle amministrazioni comunali di dare risposte e di tenere un po' meglio il decoro della città. Questo lo dico al candidato sindaco, perché come oggi lo dico agli altri, se domani tu sarai sindaco e non sistemerai le case, non sistemerai il centro storico, come tu mi chiedi a me di dare una mano a Ventimiglia, io verrò a te a bussare alla tua porta e a dirti che non hai fatto le cose che hai detto, perché noi questa volta non solo dobbiamo prendere Ventimiglia, ma non la dobbiamo più lasciare. Dobbiamo farla diventare la perla della riviera di Ponente, questo deve essere diventato, allora sì che avremmo fatto il nostro dovere. Io come Lega alle politiche abbiamo avuto una grande affermazione a Ventimiglia, e lo dico perché potevamo anche rivendicare un candidato sindaco come Lega. Per me è stato giusto, e ne abbiamo parlato anche con Giovanni, dare onore e merito a te che hai subito comunque una situazione assolutamente grave e rilanciare una città che non può avere nessuna macchia, deve tornare alla grande sulla ribalta e quindi ripartire da dove si era lasciato. Ora è la grande responsabilità di vincere al primo turno queste elezioni, perché ve lo dico, Ventimiglia va vinta al primo turno, quindi grinta come sai fare, devi da domani mattina sentirti 20 anni di meno e correre come correvi 20 anni fa, perché bisogna assolutamente strappare fino all'ultimo voto. Lo dico perché c'è troppa gente che parla di centrodestra, poi tutte le volte si candida per non far arrivare i voti a centrodestra e per dare una chance in più a quelli di centrosinistra. Oggi è molto chiaro che questo è uno dei problemi che ha questa città, quindi io vi dico, si vota una volta sola e si vince al primo turno, se no a rischio di rivedere il film dell'altra volta, e non lo voglio vedere, perché se no teniamo di nuovo bloccata questa situazione per 5 anni e ci ritroviamo nelle stesse situazioni di 5 anni fa. Io vorrei fare un passo in avanti, lo stanno facendo tante regioni di questo paese, l'ha fatto la città di Genova, l'ha fatta la città di Savona, l'ha fatto Spezia, l'hanno fatto città che erano sempre state amministrate dal centro-sinistra, e io vi dico, voi che siete di Ventimiglia, date la forza a quest'uomo, date la forza alla Lega di cambiare finalmente questa città e di farla tornare ad essere una grande città turistica della Riviera di Ponente e la porta d'Italia, perché si